Ciao amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Vi ho già fatto vedere il funzionamento del sistema di navigazione di Google Maps e adesso vorrei farvi vedere il sistema di navigazione nemico, chiamiamolo così, Waze. Ah, nemico non è, perché comunque Waze è sempre di Google Maps. Allora, prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per le notifiche e se volete anche di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram. Andiamo a Waze. Allora, ho qui il telefono. Ovviamente Waze è un sistema di navigazione totale, nel senso che come vi ho già fatto vedere su Google Maps, io lì posso andare a fare una navigazione a piedi o con i mezzi pubblici, o andare a vedere per esempio in un centro commerciale i vari piani del centro commerciale come sono disposti. Quindi è più una navigazione, diciamo, a 360 gradi, mentre Waze è una navigazione totale, nel senso che è completa al 100%, però principalmente per l'auto. Andiamo subito a vedere com'è l'applicazione. Allora, in primis c'è una cosa importante che devo dirvi, è accendete la localizzazione, chiaramente, perché senza GPS non funziona. Può funzionare senza rete, mi è capitato, ma senza GPS non funzionerà mai. Allora, apriamo Waze. Allora, Waze l'avevo già aperto in questo caso prima, per chiaramente motivi tecnici, ma mi è uscito un bel avviso. Mi è uscito attiva le notifiche per non dimenticarti in auto il pannolino dei vostri bambini, il passeggino o il bambino stesso, perché purtroppo è una situazione che soprattutto in estate può essere molto molto spiacevole. Quindi l'apprezzo molto, perché effettivamente quando si arriva e magari Waze rimane attivo, quindi si parcheggia, Waze riconosce che avete parcheggiato, dice: ehi, attenzione, hai un bambino a bordo, ricordatelo. Sembra stupido da dire, però purtroppo capita. Il layout è semplice. Troviamo tre icone. Abbiamo in alto a destra l'icona di Spotify, perché se collegate il vostro account di Spotify, vedete, potete sentire l'audio direttamente da qua, quindi magari se avete il telefono collegato con l'aux o così via. Poi subito sotto, anzi sono quattro icone, subito sotto c'è quest'icona qui della bussola, quindi potete impostare, che poi scompare, potete impostare se l'auto, quindi se l'auto per esempio va verso sud o va verso nord, anche la mappa va verso sud o va verso nord, quindi con l'accelerometro dell'auto capisce. Mentre spingendo quel tasto qui, ecco, blocca il nord, vedete, perfetto. Allora, una cosa che è appena successa, forse se andate indietro nel video lo rivedrete, è appena uscita una caramella. Vedete cosa? C'è una caramella per strada. Infatti Waze dà dei punti per chi utilizza appunto l'applicazione. In questo caso, durante il tragitto potete trovare delle piccole caramelle, oppure se fate una vostra segnalazione, ogni tot segnalazione vi dà anche una caramella. È molto carino. Poi dicevo, a sinistra, in basso a sinistra, troviamo il tachimetro, la velocità. Allora, come potete vedere, segna 35 km/h e c'è una specie di anello che varia, come potete vedere qui, in base alla velocità. Nel momento in cui si supera questo anello compare il limite di velocità. Infatti poi Carlo ti pregherei, magari più in là, se puoi un attimo accelerare, così faccio vedere come funziona. Mentre qui a destra troviamo un tasto che serve alle segnalazioni. La segnalazione di Waze è molto più completa rispetto alla segnalazione di Google Maps, anche perché la segnalazione di Google Maps è nata da poco, mentre Waze è nato proprio per questo, perché Waze è una community più che essere un'applicazione in sé per sé per la navigazione. È una community che serve ad avvisare, insomma, mette in comunicazione un po' tutte le auto, perché in questo momento ho detto che c'erano 143 Wazer per la strada, quindi 143 persone con Waze attivo. Quindi se io vado a fare una segnalazione che c'è del traffico oppure che c'è un posto di blocco, magari una persona evita il posto di blocco, non perché sia illegale, però uno per stare tranquillo. Allora Carlo, magari, ecco, ti invito, se riesci a superare ma di pochissimo 5% di tolleranza, ricordati. Guardate, perfetto, è aumentato e compare il limite, mi avvisa dicendo: ehi, guarda che qua è il limite, 50 km/h, tu lo stai superando. Possiamo anche impostare il fatto che
compare una piccola icona e comunque si riesce a vedere la velocità. Allora, dicevo, in tasto in basso a destra troviamo tutte le segnalazioni: pattuglia, traffico, incidente, i prezzi, errori mappa, Waze, SOS e così via. Allora, per esempio, vorrei fare pericolo, lato corsia, sulla strada, meteo. Allora, in questo caso in realtà non ho nessun pericolo, però facciamo sulla strada. Ostacolo sulla strada, lavori, semaforo fuori servizio, buca. Se metto buca, statisticamente sarà corretto. Quindi inserisco la buca, posso fare una foto, come vedete, posso fare una foto e poi posso tornare a Waze e posso inviare. Ora ovviamente non lo faccio, quindi davvero molto molto comodo. E ovviamente anche un'altra persona può andare a vedere, vediamo se c'è in zona degli avvisi, vediamo. Ecco, per esempio, questo è un avviso ed esce in questa maniera: lista 4 km da me, vicino a Trigiano, sulla strada 16, in coda. Quindi c'è un c'è il traffico. Posso anche messaggiare la persona, quindi posso anche inviare un commento per chiedere: c'è ancora il traffico? Come va? Se si scorre? E così via. Quindi davvero molto 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 comodo. Allora, torniamo alla schermata principale. Andiamo sulla navigazione, quindi come funziona la navigazione. Allora, in primis io posso andare a impostare dei preferiti, quindi casa, lavoro. Per esempio, io posso andare a impostare appunto la mia casa, quindi se sto fuori basta che clicco casa e mi porta direttamente a casa. Lavoro lo stesso, magari, che ne so, sono un rappresentante, vado sempre fuori, ho finito il turno, vado, clicco su lavoro e torno appunto di lavoro per timbrare il cartellino di uscita. E inoltre, ovviamente qua posso andare a scrivere quello dove vogliamo andare, oppure andare a inserire un point of interest. Per esempio, cerco un distributore di benzina, ecco, e mi dà le stazioni di servizio. Tra l'altro, una cosa ottima, mi dà anche i prezzi. Per esempio, adesso ho visto che la benzina sta a 1,547, quindi appena Carlo mi lascia vado a fare benzina, perché è davvero conveniente. Quindi posso andare poi a impostare la navigazione, vedete? È imposta. Ottimo, davvero ottimo. E posso anche andare io ad aggiornare il prezzo del carburante. Torniamo alla navigazione. Troviamo i preferiti, quindi aggiungo dei preferiti delle persone, e i pianificati. Che cosa significa i pianificati? Allora, pianificati serve praticamente ad utilizzare Waze tramite la vostra applicazione di Google Calendar oppure di Facebook Events. Gli eventi di Facebook praticamente. Quindi che succede? Se noi siamo stati invitati a un evento di Facebook in un bar, per esempio, Waze mi riconosce, e io partecipo chiaramente, Waze mi riconosce che io devo andare a quell'evento a quell'ora e posso cliccare direttamente da questa schermata per andare. Oppure Waze mi consiglia, in maniera con intelligenza artificiale, mi consiglia anche cosa fare. Perché se per esempio io per andare verso quel bar trovo traffico a quest'ora, o trovo traffico di solito alle 20, Waze mi consiglia, l'evento è alle 21, Waze mi consiglia: ehi, esci un po' prima di casa, muoviti un po' prima, così non arrivi tardi. Quindi davvero, davvero molto comodo. Quindi già che sto, vado qua in impostazioni, infatti, vedete, mi escono in promemoria, connetti al calendario, calendari, connetti al calendario di Facebook, quindi fantastico. Allora, adesso, una volta che vi ho fatto vedere un po' come funziona tutta la navigazione, andiamo sulle impostazioni, perché Waze è davvero molto personalizzabile. Allora, posso andare per esempio a impostare generali, quindi in generale vado a impostare le unità di misura, la lingua, la personalizzazione degli annunci. Poi vado a visualizzazione mappa, che può essere tutto automatico, quindi modalità giorno o notte. Questa è la modalità notte, ve la faccio vedere, ecco, vedete, per evitare che il bianco ci illumini troppo. Poi abbiamo modalità tipo 3D o 2D, a me in automatico, quindi blocca la mappa in direzione nord, come vi dicevo prima, zoom automatico, che io attivo, icona auto, quindi posso scegliere anche l'icona dell'auto, SUV, macchina gialla, macchina da gara e così via. Poi posso andare anche a dire cosa visualizzare sulla mappa, vedete tutte queste icone. Tachimetro, mostra sempre. Per esempio, vedete, adesso il limite di velocità. Quando mostrarlo, se è raggiunto il limite, avvisami quando superi il limite. Quindi posso andare a visualizzare, appunto, come vi ho fatto vedere, la velocità e anche quando supero il limite di velocità. Ci sono tantissime altre impostazioni che adesso magari
non vi farò vedere tutte, però per esempio qua posso aggiungere un permesso ZTL. Che significa? Se la mia città ha la ZTL, io magari abito in ZTL, o comunque in generale compro un permesso per l'area C di Milano, io non sono di Milano, con Waze io vado a impostare che ho lo ZTL e quindi mi può andare tranquillamente a impostare una navigazione seguendo lo ZTL, cioè pur avendo lo ZTL. Poi per esempio posso andare a impostare il tachimetro, comunque avvisi e segnalazioni, insomma è un'applicazione davvero davvero molto completa. La preferisco a Google Maps, questo è il motivo, in realtà il motivo è scaturito da una piccola gara che abbiamo fatto io e Carlo, e infatti subito dopo di questo video arriverà una piccola gara Google Maps contro Waze. Chissà chi vincerà, vero Carlo? Chissà, chissà. In realtà purtroppo noi lo sappiamo. Non lo sappiamo già, ma non lo diciamo. Non lo diciamo. E niente, questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Spero di essere stato chiaro. Se avete delle domande, fatecelo sapere qui nei commenti. Lasciate un like. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per le notifiche e di seguirci anche, se vi va, sui nostri canali social, Facebook e Instagram.